Amici di Fano TV, siamo nella splendida cornice del frantoio Marcolini a Villa Betti, siamo nella campagna, nell'entroterra pesarese. Qui gli amanti della natura, del biologico, del naturale, della consapevolezza verso i prodotti di salubrità per tutti quanti noi si sono riuniti per parlare appunto di ambiente, di ecologia e di come l'ambiente può essere utilizzato senza sfruttare tutte le sue risorse. Il punto centrale di questa convention è attraverso la divulgazione di messaggi corretti da parte di scienziati, di studiosi o di chi ha praticato appunto attraverso la consapevolezza del buon uso delle materie prime e delle risorse che noi abbiamo finalizzate ad avere un prodotto di grande qualità. Qui si parla di ambiente, di rispetto della natura e di nuove condotte, di un modo diverso di intendere il nostro vivere quotidiano. Noi siamo qui per raccontarvi questa storia voluta dai CLEM territoriali. Allora, un evento per parlare di territorio, di agricoltura e di mangiar sano, insomma, tutti i concetti che al CLEM stanno particolarmente a cuore. Sì, è un approccio diverso all'agricoltura e al rispetto dell'ambiente. Questo è il tema centrale di questa iniziativa che abbiamo organizzato a livello provinciale con l'associazione CLEM. E quindi oggi avremo un approfondimento sul tema agricoltura approccio naturale con sistemi che vanno ad evitare l'uso di sostanze chimiche nell'ambiente, quindi un rispetto per l'ambiente che è un rispetto anche per le persone. Noi come associazione CLEM della provincia di Pesaro, ma anche come associazione CLEM della regione Marche, associazione nazionale, siamo impegnati proprio a fare queste iniziative per portare conoscenza alle persone. Quindi approfondiamo, cerchiamo di stimolare degli approfondimenti culturali legati a più ambiti. Oggi è legato questa iniziativa all'agricoltura, però ci occupiamo anche di altri ambiti quali economia, lavoro, sanità vista con un altro approccio e la scuola. Abbiamo un programma che va ad affrontare comunque tutti quelli che sono gli aspetti della vita di uno Stato e pensiamo che portare cultura alle persone serva per contribuire a migliorare il mondo attorno a noi. Infatti il nostro progetto si chiama Mondo Migliore e noi pensiamo che attraverso la conoscenza e la cultura si possa arrivare a avere consapevolezza nelle persone e più consapevolezza nelle persone porterà ad avere attorno a noi un mondo migliore. Quindi l'anidride carbonica viene considerata sia un pericolo che una risorsa per la vita e la qualità delle produzioni agricole. Allora, siete fautori e promotori di questa iniziativa a livello locale, oggi siamo qui per documentarla e farla conoscere, ma per quanti non vi conoscono e siate soltanto una sigla, cerchiamo di approfondire la vostra mission, qual è il vostro core business. Grazie della domanda, assolutamente azzeccata in questo caso. Sì, siamo giovani. Sono le associazioni, questi CLEM, che sono dei comitati locali etici Mondo Migliori, Mondo Migliore è l'acronimo, vuol dire questo, sono dei piccoli circoli, dei piccoli squadre di persone diffuse in tutta Italia, in tutti i comuni o comunque per una buona parte, che hanno, diciamo così, hanno sposato un progetto a livello nazionale di un comitato organizzatore nazionale che ha una missione, un progetto di un nuovo manesimo per un cambiamento profondo per tutte le persone e anche per la società. Oggi siamo, purtroppo, vediamo tutti i giorni le difficoltà in cui la società ci pone di fronte da un punto di vista politico, economico, sociale, culturale
Certamente, essendo giovani e nati da poco, abbiamo bisogno di farci conoscere. Queste iniziative sicuramente ci permettono, anche con le nostre piccole forze, di portare cultura nel territorio, di coinvolgere le persone, di portare notizie e comunicazione di cose spesso anche poco conosciute. Abbiamo delle eccellenze che seguono il nostro progetto, i nostri comitati, che sono veramente dei numero uno a livello nazionale in tanti settori. Quindi riteniamo di poter avere un progetto importante, ripeto, per un cambiamento culturale, sociale su tutti gli ambiti, e cerchiamo quindi col nostro passaparola, che è il nostro diciamo così, modo principale per comunicare, di portare questi valori, che sono tra l'altro le nostre regole, l'etica, l'altruismo e buona comunicazione e riservatezza, un po' nel modo di fare di tutti noi, passando prima per un percorso personale, culturale, di accrescimento personale, e poi cercare di fare, portarlo fuori ed essere anche di esempio di questo per tutte le persone che ci sono intorno. Perché senza microrganismi non sarebbe possibile la vita vegetale e animale, quindi compresa la nostra esistenza. Dottor De Ares, quando si parla di microrganismi si fa un po' di confusione. Chiariamo il contesto nel quale ci troviamo e perché parliamo di microrganismi in questo ambito. Normalmente, quando una persona normale, una persona qualunque, sente parlare di batteri o microrganismi, immediatamente la sua mente è portata a pensare alle malattie. Ecco. Mentre i batteri, che sono causa di malattie, sono una netta minoranza. La stragrande maggioranza dei batteri è utile. Basta dire che nel nostro organismo abbiamo più batteri che cellule. Ecco, se nel nostro intestino viene meno l'intensa attività microbica che provvede anche a sostenere il nostro sistema immunitario, noi siamo soggetti ad ammalarci. Nel nostro intestino non c'è un batterio, non ce ne sono due, ma due tipi. Ci sono consorzi di microrganismi dove i prodotti del metabolismo di uno diventano cibo per un altro, fino a disintossicare completamente l'ambiente. Questo discorso vale soprattutto in agricoltura. In agricoltura, purtroppo, oggi i nostri terreni sono esausti, non hanno più humus. L'humus è la casa dei microrganismi, dei batteri. Venendo meno l'humus, sta venendo meno i batteri. I batteri sono quelli che puliscono il terreno. Faccio un piccolo esempio. Se una persona noi la chiudiamo in una camera e gli diamo da mangiare, da bere, gli diamo anche l'aria condizionata, però non ha la possibilità di uscire e non ha i servizi igienici, non so quanto quella persona possa campare. La pianta è la stessa cosa, la pianta non ha gambe per uscire, per camminare, per uscire dal suo terreno, dal suo microhabitat. In questo caso cosa succede? Che la pianta, come tutti gli esseri viventi, produce rifiuti. Questi rifiuti sono gli esudati radicali. Se non ci sono i batteri, che sono la toilette della pianta, non puliscono il terreno intorno, il microhabitat attorno alla radice, la radice non può svilupparsi, vive in un terreno intossicato. E un essere vivente che vive in un terreno intossicato abbassa costantemente sempre più le sue difese fino ad ammalarsi, fino a dover noi poi intervenire con prodotti fitosanitari per sostenerla. Le produzioni ovviamente saranno più scadenti, più scarse, e chi ci rimette poi alla fine è sempre il consumatore e l'agricoltore, perché producendo di meno e producendo di scarsa qualità i suoi utili si riducono. Ecco, lei è stato un pioniere nell'applicazione della microbiologia applicata all'agricoltura, ma in termini pratici qual è la risposta dell'ambiente a questa pratica? La risposta dell'ambiente è praticamente visibile nel giro di pochi giorni. Un terreno intossicato, o dove le piante stentano a vivere, in pochi giorni si vede che riprendono tonicità. Ecco, i microrganismi non si limitano solo a pulire il terreno, ma sono anche in grado di decomporre sostanze come il petrolio e gli idrocarburi. Ecco, gli idrocarburi sono uno dei problemi più grossi dove si estrae il petrolio o vicino, in prossimità delle raffinerie. Ecco, noi per esempio in Congo in questo momento abbiamo già trasformato 5.000 tonnellate di residui della raffineria in sostanze utili per stimolare le coltivazioni.
ecco, con risultati interessantissimi. Si è già mossa l'UNESCO, sono venuti quelli dalla FAO a vedere quello che stiamo facendo. Il Congo oggi è il primo paese al mondo dove si sta finendo di realizzare il primo biocentro dove verranno trasformati residui petroliferi. Questa è una notizia in primis che do a voi, perché ancora non lo sa nessuno. Vediamo una pianta. La pianta ha gambe per camminare? No. È fissa nel terreno. Allora, per uno chef avere una materia prima quanto mai di primissima qualità è una cosa molto buona, però altrettanto doveroso il rispetto di questa materia prima. Sì, ma è vero, noi andiamo alla ricerca tutti del prodotto, ecco, bio o naturale, però secondo me ci sono ancora un pochino false comunicazioni. Uno è dettato forse dal chilometro zero, tutti sono alla ricerca del chilometro zero, però poi bisogna domandarsi se lì non ci sono sostanze nocive. Quindi il chilometro zero forse è una scelta di mercato, quindi una scelta economica, non una scelta di qualità. Parlare invece di prodotti di filiera, allora è una scelta di qualità. Poi portarseli a casa e saperli lavorare senza rovinarli, e lì ci vuole un attimino di informazione, perché poi non è più, tra virgolette, io dico una scatoletta di tonno che la apro e via. Com'è? Il prodotto biologico va saputo mantenere, va saputo trattare, tagliare, cucinare, per far sì che tutte le proteine o le vitamine che ci possano dare arrivino sulla tavola intere, non rovinate. Qui siamo nel frantoio Marcolini, ho fatto un giro fantastico, bellissimo, e io vedo tanta gente che è alla ricerca dell'insalata bio, del prodotto bio, e poi usa gli oli extracomunitari, quindi lavoro sprecato. Cioè, a quel punto compri l'insalata di plastica e mangi quello che vuoi, insomma. Questo è il senso. Come si lavora, senza snaturare il lavoro di uno chef, che è creatività, è innovazione, è un limite abbastanza difficile da non oltrepassare? Allora, io parto, a rispetto forse di qualche mio collega, non mi piace mai apparire. Io faccio esattamente, non un passo indietro, tre. Io porto davanti alla mia tavola il lavoro che fa l'agricoltore, il lavoro che fa l'allevatore, assemblo, forse sono un assemblatore di gusto, di profumi, di spezie e tante altre cose, e forse il mio operato... l'unico applauso che si può fare a un cuoco, secondo me, è quello che non deve rovinare l'alimento. Questo è il vero compito che io mi do a me personalmente, non quello di decorare un piatto, presentarlo bello, perché tanto si mangia con gli occhi, sì, lo sappiamo, è vero, però poi quello che conta è anche il contenuto. Allora, sul mondo del cioccolato si apre un oceano. Qual è la peculiarità, la particolarità della vostra azienda? Qual è stato il motore che vi ha spinto a intraprendere una certa strada? Io facevo un mestiere completamente diverso. Ero un manager della ricerca. Per varie vicende, quasi casuali, sono arrivato a conoscere questa antichissima azienda dei Castelli Romani. Anche se sono marchigiano, ma l'amico che mi ha fatto conoscere questa azienda aveva una parentela con gli ex soci, e ho conosciuto questa realtà, una delle primissime cioccolate prodotte in Italia. C'è da dire che la cioccolata solida esiste solo dalla seconda metà dell'Ottocento. Roma e il centro Italia è stato tra le prime zone al mondo a conoscere il cioccolato solido grazie alla ricetta dei monaci trappisti. Ho rilevato questa azienda dalla famiglia, che l'aveva a sua volta rilevata dalla collaborazione con i monaci. Siamo ancora nel convento, produciamo ancora nella fabbrica del convento, e la ricetta è inalterata, i macchinari sono ancora quelli dei primi del Novecento. Produciamo la cioccolata come pochissimi in Italia, pochissimi al mondo, ancora a pietra e attraverso la raffinatrice. Le fasi sono quelle classiche, l'impasto con la mola, qualcuno la chiama la molazza, è un cioccolato eccellente, livelli
nutrizionali organolettici eccellenti, riconosciuti. La ricetta è una ricetta monastica originale. E l'ambiente è l'ambiente di una fabbrica dei primi del Novecento. Abbiamo la particolarità di produrre cioccolato con ingredienti assolutamente semplici e con lavorazioni che sono quelle antiche. Quindi si fa dall'impasto alla raffinazione. Dopo la raffinazione noi possiamo permetterci un concaggio di sole 48 ore, grazie appunto alla raffinazione. E come dicono i romani ai castelli, cioccolato nostro scrocchia ma si scioglie. E poi si va ai temperaggi e alla modellazione. Modellazione fatta a mano, tutto fatto a mano. Il nostro è un cioccolato particolare, leggerissimo, perché ha pochissimi grassi, a cominciare da pochissimo burro di cacao, perché non abbiamo bisogno di lavorazione attraverso tubi e rubinetti, ma appunto lavoriamo con i carrelli e a mano. E, insomma, quindi una gratificazione che può servire non solo per il nostro corpo, ma anche per il nostro animo. A questo punto il cioccolato è anche un veicolo di emozioni, cioè vuole veicolare emozioni oltre che a un nutrimento salubre e con tutte le caratteristiche idonee del caso. Assolutamente sì. Noi siamo una fabbrica museo. E la maggior parte delle persone, a cominciare da bambini e ragazzi che vengono, infatti lo abbiamo messo nel nostro Deplian perché non è una frase mia, è una frase che ci viene dai nostri visitatori, tutti dicono è come entrare in una favola. L'impatto di aprire le porte del laboratorio con la folata di profumo di cioccolato è indimenticabile. Come si scende sul mercato con un prodotto così, diciamo, di fascia alta, gamma alta, dal punto di vista proprio della qualità del prodotto? Si fa fatica un po' o basta veicolare il giusto messaggio? È un'ottima domanda e ha già dato la risposta strategica. Bisogna veicolare il messaggio. Essendo un prodotto fatto a mano, ha un costo che è simile a quello dei grandi cioccolatieri italiani. Quindi va veicolato il messaggio. Noi non siamo nei supermercati, siamo solo nei migliori negozi, perché la nostra scelta strategica è che la nostra cioccolata si può vendere o si dovrebbe vendere solo nei posti in cui le persone possono parlare con il negoziante. Sapere, conoscere dal negoziante, che viene poi da noi, tra virgolette, istruito fin da subito con l'assaggio, che conquista tutti. Una cosa che mi dicono i miei agenti è che vogliono tavolette da assaggio, perché sono i negozianti a chiederlo. Il negoziante si è convinto della bontà della cioccolata assaggiandola ed è convinto di convincere i suoi clienti allo stesso modo. Questa bellissima giornata siamo anche col padrone di casa, siamo in un ambito dove l'olio d'oliva è praticamente il padrone di casa, e quindi come non possiamo non parlare di questo frutto della terra così speciale. Quest'anno che annata è dal punto di vista oleario? Quest'anno è qui in provincia, specie nella provincia di Pesaro, ma comunque in generale nelle Marche e anche un po' nel resto d'Italia è un'annata difficilissima, perché qui abbiamo avuto quest'inverno tanti olivi bruciati dalle gelate e quindi abbiamo anche avuto una primavera molto fredda che quindi ha annientato un po' anche la fioritura, quindi molti fiori sono caduti, quindi l'oliva è stata pochissima. E adesso, questi ultimi mesi, abbiamo avuto un attacco di mosca olearia sull'oliva, che quindi sta rovinando molto molto olive. In più si è messo il fatto che la stagione è in anticipo, infatti noi già siamo operativi da quasi una settimana, 10 giorni, perché quindi la raccolta è anticipata e c'è il rischio infatti che l'oliva cada tutta per terra. E quindi questa, diciamo, la vedo come una delle annate difficili. Si sta ripresentando un po' l'annata di 2 anni fa, non dell'anno scorso, che è stata una delle annate eccezionali che forse non si ripeterà più,
ma è di 2 anni fa che lo stesso è stato un'annata più che altro per l'attacco della mosca dell'oliva, che è il fattore principale per danneggiare l'oliva e quindi per non ottenere più un olio extravergine. Quindi bisogna stare molto attenti nella selezione delle olive e nella ricezione delle olive, anche del conto terzo, anche se poi noi siamo dotati di un impianto che comunque ci permette di un impianto quindi a ciclo continuo, quindi un impianto moderno, quindi quello lì è stato il nostro salto di qualità, di qualità per ottenere un prodotto valido e darlo anche all'agricoltore, perché il prodotto valido lo tieni sia in campo, però anche la lavorazione è importante, la molitura deve essere il più tempestiva possibile, quindi se hai la possibilità di molire anche grosse quantità di olive, permetti quindi di molire le olive il più celermente possibile per ottenere, per mantenere insomma questa, per ottenere questa qualità. Quindi avremo una scarsa qualità, una bassa resa, quale sarà un po'? No, le rese sono già abbastanza buone, quindi in resa in olio, però avremo una caduta di qualità. Chi non è stato attento, dico, nelle tecniche, comunque questo è un lavoro molto difficile, perché noi non siamo sotto a una fabbrica, un tetto, cielo, non siamo davanti a un computer, ma quindi dobbiamo lottare tutti i giorni con quello che la natura ci dà, insomma, e quindi lavorare al meglio possibile. Allora, siamo in un contesto agreste, bella gente, stiamo sentendo delle disertazioni importanti, soprattutto inerenti alla salubrità dei prodotti, al biologico, al rispetto della natura, tutte caratteristiche che ritroviamo nei vini di Bruscia. Certamente, soprattutto il biologico. Oggi abbiamo portato 2 prodotti, tutti e 2 biologici, uno è un Bianchello del Metauro, poi abbiamo portato, diciamo, una novità anche come tipologia di vino. È un Sangiovese in purezza, è biologico, però è anche senza solfiti aggiunti. Perciò non aggiungiamo solforosa oltre a quella che, diciamo, all'uva di sé. Esatto. Qual è il prodotto? Facciamo, vediamo. Il prodotto si chiama Tuff. Tuff, questo qua. Il nome è di fantasia, il Tuff sarebbe il nostro tuffo che abbiamo nelle nostre zone. A San Costanzo, dove c'è la cantina, ce n'è tanto. Non manca. Diciamo, è prodotto in purezza questo? Esatto, questo è un Sangiovese in purezza. La particolarità, oltre vabbè, alla cultura biologica, che la cantina comunque ce l'ha da sempre, è un'azienda agricola. Certo. Usa il biologico ormai da tanti anni, adesso abbiamo cominciato a sperimentare questa tipologia di vino, perché comunque la salute ha una certa importanza. Allora, non aggiungere solfiti è una cosa, diciamo, che fa bene alla salute, siamo in tema e ci siamo a posto. Esatto. Diventa più difficile portare in bottiglia un prodotto senza solfiti. Certamente ci sono stati, diciamo, parecchi, è una scommessa che la cantina Bruscia con il suo enologo e altri hanno, diciamo, messo in piedi 4-5 anni fa, e adesso cominciamo ad avere dei prodotti, soprattutto sul rosso, veramente di qualità. È un tipo di vino particolare, perché comunque la vinificazione viene fatta a basse temperature, poi ci sono piccoli segreti che l'enologo non dice. I segreti. E comunque l'abbiamo portato anche sul bianco. Sul bianco. Anche che questo qua oggi non l'abbiamo in degustazione. Okay. Si chiama sempre Tuff, però è bianco e Bianchello. Bianchello del Metauro. E c'ha lo stesso procedimento del rosso, cioè non aggiungiamo solfiti oltre a quelli che l'uva c'ha. Cerchiamo di carpire quello che l'uva ci dà. Può dare. Esatto. Allora, il vino, molti dicono che si fa in vigna ed è giusto così, certo. Trattiamo bene la vigna, loro sono molto particolari a questo, quindi in bottiglia possiamo che trovarci che è un prodotto di grande qualità. Certamente. Aggiungo soltanto che questo tipo di vino qui, diciamo, assomiglia, qui andiamo molto verso la vigna. Perciò qui abbiamo i sentori, senti proprio i sentori dell'uva. Se tu mangi un chicco d'uva,
te lo ritrovi. Esatto, te lo ritrovi subito anche nel bicchiere e penso che sia il massimo. Una gran bella cosa, certamente. Allora, siete presenti qui a questa reunion, tema ambientale, voi siete giustamente nell'ambiente. Esatto, sì, perché praticamente Soul Energy è un'azienda che permette di aiutare sia i privati che l'azienda a dare il loro contributo sia all'ambiente, contenendo quindi anche i costi delle energie elettriche, di luce e gas attraverso appunto le energie rinnovabili. Importante anche però il rientro dei costi, perché poi giustamente tutto le energie rinnovabili sappiamo che rientra nel ciclo produttivo della casa. Assolutamente sì, giusto appunto perché tramite il protocollo di Kyoto del 20-20-20, che nel 2020 dobbiamo rispettare queste normative, lo Stato ci permette di accedere a degli incentivi, quindi o il 50-65% dell'impianto ce lo ridà lo Stato sotto forma di detrazioni fiscali. Perciò, oltre a un risparmio economico in bollette, anche lo Stato ci permette con questo sussidio di avere degli investimenti che rientrano mediamente dai 5 ai 8-9 anni. Comunque stiamo sempre sotto i 10 anni. Anche la tecnologia degli impianti è migliorata molto rispetto a quelli che si conoscevano qualche anno fa, quindi anche un impatto sulla casa, sull'abitazione molto ridotto. Esatto, assolutamente, sì, le tecnologie più andiamo avanti e passano gli anni più migliorano, per esempio il classico fotovoltaico ormai si sta superando con delle tecnologie sempre innovative, ottimizzatori, anche i sistemi di accumulo che ci permettono di utilizzarle anche di notte, ma anche a livello di riscaldamento soprattutto ci sono prodotti innovativi come per esempio la caldaia ibrida, che è l'accorpamento di una caldaia a condensazione con una pompa di calore, quindi è installabile in tutte le case, in tutte le situazioni, permette di ridurre notevolmente dal 50-70% il consumo di metano tramite questa applicazione che non è assolutamente invasiva. Io sono Ivana, una delle tre titolari dei Saponi della Luna. Questa è un'azienda di cosmetici biologici tutta al femminile. Allora, il progetto è nato perché noi pensiamo profondamente che rispettare noi stessi significa prendersi cura della propria anima, del proprio corpo e soprattutto di tutto ciò che ci circonda. Per questi motivi è nata l'azienda I Saponi della Luna, un'azienda che basa il proprio operato sulla qualità delle materie prime, ricercando prodotti incontaminati e non trattati che permettono l'assorbimento del 50% in più di vitamine, minerali ed altri micronutrienti rispetto a quelli trattati chimicamente. La nostra forza è l'amore per il nostro lavoro e la gratitudine infinita verso Madre Terra, che con i suoi frutti ci permette di essere belli in modo semplice e sano, nel pieno rispetto sia degli animali che dell'ambiente. Il nostro interesse è donare a tutti un prodotto di qualità e di grande valore, tutelando il bene più prezioso che abbiamo, che è l'acqua. Noi dimentichiamo sempre che la cosa fondamentale e importante per la sopravvivenza dell'essere umano, ma soprattutto della terra, è proprio avere un'acqua pulita. E quindi noi siamo il primo anello di questa straordinaria catena che è la vita. Tutto quello che noi utilizziamo quotidianamente dai nostri detergenti, sia per casa che per la cura della persona, finiscono poi negli scarichi. Dagli scarichi finiscono chiaramente nell'acqua. L'acqua irriga le coltivazioni, irriga l'agricoltura, per cui tutto quello che noi poi ci ritroviamo in agricoltura ce lo ritroviamo perché lo abbiamo a monte versato nei nostri scarichi e quindi portato nell'acqua. Per cui per noi è molto importante che vengano utilizzati anche in cosmetica sostanze vegetali e soprattutto sostanze che non facciano un impatto ambientale. Ecco, quindi l'uso delle spezie, no? L'uso degli zuccheri. Pensate che lo zucchero come dolcificante, lo zucchero di canna, proprio come dolcificante, arriva nel Rinascimento, nella corte, perché prima il dolcificante era il miele.
Allora, ci sono tante ricette, tanti modi di produrre alimenti che possono essere utili non solo da un punto di vista salubre ma anche culturale. Questo un po' voi lo fate da tempo. Sì, diciamo che Rinascimento a Tavola è diciamo, un'azienda, una piccola azienda fortemente radicata sul territorio. Il nome diciamo, dice tutto, no? Quindi vengo da Urbino, cioè attualmente l'azienda è Urbino. Io sono originaria di Mondavio, quindi il Rinascimento lo respiriamo già nel nostro DNA. Diciamo che con Rinascimento a Tavola io faccio ricerca nella cucina antica da più di 30 anni e il mio obiettivo è stato quello di vedere come poter trasformare questo concetto di rinascimento che era in ogni forma di pensiero, di arte, di architettura nel 1400, come si poteva trasformare anche diciamo all'interno del quotidiano, della cultura. Quindi Rinascimento a Tavola nasce come una proposta culturale strettamente legata al territorio, traduce il concetto di eccellenza, di rinascimento, nella scelta delle materie prime che io vado a utilizzare nelle mie preparazioni. Ora, la linea Rinascimento a Tavola, il marchio, è un'azienda che mette in produzione una serie di biscotti e due salumi. Con ricette, è partita con le ricette appunto del 1500, poi si è sviluppata anche in tutto quella che è la cultura popolare, quindi della tradizione popolare tra fine 800 e primi 900. Come potevo tradurre questo concetto? Allora, utilizzando materie prime di eccellenza. Eccellenza per noi oggi che cos'è? Usare farine biologiche macinate a pietra di tipo 2 quando la preparazione mi permette l'utilizzo di questa farina, oppure comunque una farina che è adeguata alla tipologia di preparazione ma che è comunque eccellente, non chimica aggiunta per così dire. Lo zucchero che utilizzo è uno zucchero di canna, uno per attinenza storica, l'altro perché comunque la percezione del dolce è tale da non essere così prepotente o dominante. Quando utilizzo burro e così via, potremmo andare avanti diciamo in tutto questo. Nella linea dei biscotti della tradizione popolare, anche qui che cosa faccio? Racconto la storia del territorio, quindi di tutta quella che è la cultura contadina. Ecco, certo. Molte cose che per esempio oggi si sono perse, quindi perse completamente, no? Quindi oggi siamo abituati molto alla velocità, questo non vuol dire che il nuovo è peggio del passato, però secondo me bisogna prepararsi di quanto cibo sia cultura, cioè che cosa c'è dietro. Mangiare sano non vuol dire mangiare sciatto, anzi tutt'altro, e soprattutto non frodare il cervello con gli aromi. Se noi utilizziamo delle materie prime importanti, fatte bene, noi riusciamo ad avere un prodotto che è intenso e persistente, per cui il cervello non hai bisogno di mangiarne un pacco intero, perché comunque lo senti, lo percepisci e non frodi il cervello. Gli aromi che cosa ti fa? Ti fanno percepire un profumo, ma di fatto poi il cervello non lo assimila perché corre velocemente, quindi lo ricerca ulteriormente. Invece quando tu usi una materia prima eccellente, questa cosa non lo ricorda. Con i salumi, ricette del 1500, salsiccione e salsiccia gialla, io ho fatto fare una tesi di laurea su questi due salumi per standardizzare il processo produttivo dei due prodotti, perché a me interessava avere un prodotto che fosse senza chimica aggiunta. Di fatto i salami come i formaggi nascono come metodi di conservazione, l'uno della carne e l'altro del latte. Quindi se noi, la mia tesi era quella che se noi utilizziamo degli animali, delle carni di animali sani, da un punto di vista di produzione, sistemi di igienico-sanitari corretti, quindi nel momento in cui si va a fare la manipolazione delle carni, e non si ha fretta, cioè si dà il tempo della stagionatura, il tempo che serve al salame o al salsiccia, insomma, in questo caso specifico, di maturare, noi non abbiamo nessun bisogno di aggiungere nitrati o zuccheri per accelerare i processi diciamo di fermentazione della carne, quindi i processi di maturazione del salume. Qual è l'approccio che voi portate avanti nei confronti anche delle autorità, del mondo civile che comunque interagisce a più livelli? Fate presente quello che è un po' la vostra visione, il vostro alert su alcuni problemi? Certo, noi il nostro compito proprio specifico è quello di lavorare proprio su questo, quindi avviciniamo
le aziende, come in questo caso oggi facciamo questa bellissima iniziativa proprio per far conoscere già ai nostri associati, a tutti gli amici degli associati, ok? Perché andiamo oltre le nostre associazioni, noi dobbiamo fare cultura, proprio fare conoscere questi tipi di prodotti, questi tipi di, ok? E nel caso anche intervenire nei vari comuni con le autorità specifiche, quindi qualora ci sia una imperfezione, una deviazione, un qualcosa che non va, ecco, noi siamo lì pronti ad andare a intervenire dall'assessore piuttosto che dal sindaco a dire: guardate che in questo caso qui c'è qualcosa che non va. Il mio compito specifico nell'ambito dei CLEM è appunto quello di far conoscere bene, cioè richiamare alla responsabilità pubblica del cittadino, quindi far sì che il cittadino faccia valere i propri diritti come cittadino, anche nell'ambito dell'alimentazione. Nello specifico stiamo organizzando delle serate informative proprio da divulgare a tutti, saremo aperto a tutti, dove diciamo ai cittadini: ma sapete quali sono i vostri diritti? Conoscete i principi base della Costituzione? Ecco, noi gratuitamente organizzeremo delle serate informative proprio su questo. Poi ovviamente siamo all'inizio, quindi uniremo tutti in un grande bacino le aziende primarie come queste, le aziende a chilometro zero, quindi non solo in questo ambito, ma tutte quelle aziende che producono a chilometro zero. Il nostro obiettivo principale è quelli piccoli artigiani, le piccole manifatture, unirle tutte. Avremo un sito dove saranno tutti uniti questi signori qua e noi attingeremo appunto ai loro prodotti grazie al nostro meccanismo che riguarda proprio il progetto, che è proprio la base di questo.